di fronte a voi, io che sono io, che in realtà per mestiere metto fuori legge le sostanze, nel senso che sono proprio, ho un, un, un commitment ufficiale col Ministero dell'Interno inglese per un gruppo che si chiama l'Advisory Council on the Misuse of Drugs, che è proprio l'organismo che, che dà advice, cioè informazione ufficiale, formale al governo per mettere fuori legge le sostanze. I cannabinoidi, eh, giusto per animare il dibattito di questa mattina che è veramente ricchissimo, veramente incredibilmente importante. Questo mi fa molto piacere. Grazie Giovanni per aver organizzato assieme ai colleghi questo evento. In realtà eh, eh, i cannabinoidi in Inghilterra sono classe B, al pari di altre sostanze molto molto impegnative come i catinoni i sintetici, eccetera, eccetera. Il, la notizia che vi devo anche dare è, eh, rispetto al dibattito molto ricco proprio degli ultimi minuti è che in realtà ho saputo stamattina dalla mail proprio un'ora fa, ho ricevuto due informazioni e una ve la dico subito e l'altra ve la dico fra un attimo, è che il 26 maggio 2016 nel Regno Unito tutto ciò che è psicoattivo verrà messo al bando, punto. Si potrà discutere fino a domani mattina su questa cosa, però la regina quando schifano parla avete sentito Giovanni, io parlo di nuove droghe, quando schifano parla di nuove droghe, ancora ancora ci può stare. È un po' come Orietta Berti, a me me ne sempre metto, Orietta Berti che cantava finché la barca va. Io mi sono sempre visto in questa maniera, ma quando la regina d'Inghilterra Maggio 2005, di fronte alle Camere Unite, a regina d'Inghilterra, Elisabetta II, che ha compiuto 90 anni l'altro giorno, va di fronte alle Camere Unite e dice benissimo, enough is enough, cioè basta, bisogna finirla perché non sappiamo più come fare e adesso do incarico al Ministero dell'Unità di risolvere la faccenda e così è andata dal 26 maggio 2016 nel Regno Unito tutto ciò che è psicoattivo diventa perfettamente, completamente, incredibilmente non legale. Ovviamente ci sono delle, delle, come si dice, delle uh, exemption, la nicotina, la cioccolata, l'alcol, eccetera, i farmaci di prescrizione, eccetera, eccetera. Però il vero problema, vediamo la prossima diapositiva. Devo cambiare io? Come funziona? Okay. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo avanti ancora. Ok. Io che non funziono. Dove... Qua. Dopo torniamo a questa diapositiva. Ho oh, dei problemi a andare avanti le diapositive. Eccolo qua. Il vero problema è che in questo momento il numero delle sostanze psicoattive che abbiamo a disposizione è veramente molto elevato. Cioè, L'esempio più classico che mi viene in mente è proprio quando il 16 aprile 2010 l'OICMD ha messo al bando il mefedrone, che altro non è che il derivato sintetico del, eh, della pianta che è contenuta nel cat, cioè il eh, metcatilone. In il 16 aprile 2010, il 18 aprile 2010, cioè nel giro di esattamente 48 ore, era già venuto fuori il derivato sintetico perfettamente illegale del mefedrone che si chiamava appunto il nafirone NRG1. A luglio 2010 abbiamo messo fuori legge il eh, nafirone NRG1, da allora siamo già alla settima generazione dei, uh, uh, dei solo dei nafironi Engi 1, G2, Engi 3, eccetera. Siamo a circa 40 circa 40 catinoni sintetici. Stamattina si è parlato tantissimo in maniera molto brillante di cannabinoidi sintetici e il vero problema è il seguente, siccome siamo in un ambito di clinica, di psichiatria. Il vero problema è il seguente, io ho di fronte a me un paziente che fuma marijuana. La marijuana, la Marta Di Forti l'ha spiegato estremamente bene, contiene una quantità enorme di principi psicoattivi, ma soprattutto contiene il THC che nella marijuana è contenuto, è modesto, siamo attorno al 4-5-6%. Inoltre pochi ricordano che il THC è un agonista parziale, L'affinità recettoriale per il recettore CB1 è modesta, è una piccola carezza. Inoltre, nel THC, nello famoso spinello di THC di marijuana, esistono il cannabidiolo e la cannabivarina e la Marta Di Forti l'ha spiegato in maniera brillante. Quelli non fanno altro che spiazzare dal recettore il THC. Pertanto, hai una scarsa concentrazione di THC di per sé se è anche un agonista parziale, inoltre hai il cannabidiolo e la cannabivarina che dispiazzano continuamente il THC. È ovvio che a quel punto, perché ti venga una psicosi o una difficoltà di natura psicopatologica, o ne fumi veramente tanto, cioè aumenti la quantità, perché anche con la birra Moretti in realtà si può diventare alcolista. Certo, però non puoi pretendere di bere una birra una volta alla settimana. Scusate il colloquialismo, ma lavoro con pazienti proprio come fate voi, e sono, cioè te le spiegano le cose, non è che vanno incontro a psicologismi. Provate a bere 40 birre Moretti, e vedrete che prima o dopo vi si ammala anche il fegato. Ma se voi a un certo punto fate come in Inghilterra, venite lì e la marijuana non la trovate, ma esiste solo la scanche, probabilmente come abbiamo discusso con Di Gian Antonio e i colleghi, perché la criminalità organizzata non è disposta, non è interessata ad introdurre la, la, la THC. Perché? Boh, i motivi non li so. Probabilmente perché non c'è sole in Inghilterra, te pare mai. Io qui ho, ho visto molte colline, molto sole, qui la gente la coltiva la marijuana. Giovanni, o oh no? Vuoi che non ci provano? Altro che la casa dell'amico. Qua il campo del papavero, del contadino, questa è la verità. Ma in Inghilterra non si può fare questo lavoretto qua. E allora che cosa fanno? Fanno la produzione della scanca, la fanno nel nel Kent, in queste mansion, in queste grandi ville dove sono gli elicotteri della polizia che controllano la quantità di calore che esce da queste ville. Ma la scanchia, finalmente, se ne va il cannabidiolo e la cannabiverina, perché dal punto di vista del consumatore, in realtà, ripeto ancora una volta, non fa altro che spiazzare il THC. E allora finalmente avete la scanchia che è arrivata al 18%, 20%, ma insomma perlomeno non avete più il cannabidiolo e la cannabiverina. Ma qui il problema esiste ancora. Perché esiste? Perché il THC si trova immediatamente nelle urine. E se voi siete un guidatore di autobus, se tu guidi un aereo, se sei un insegnante, se sei un medico te la fanno pagare tanta cara perché il General Medical Council si abbia veramente tanto. E se sei in prigione, per esempio, se sei under probation, cioè sei quegli affidamenti in prova al servizio sociale, è ovvio che tu dovrai utilizzare dei prodotti che non vengano identificati con le urine e che possibilmente siano legal. Legali, perché legali? Perché la verità è che io anche 17, dopo domani vado al liceo di mio figlio a prendermi parole in realtà, a essere insultato, perché andrò a parlare di cannabinoidi e so che in quella scuola c'è in questo momento un ragazzino di 17 anni che ha gli arresti domiciliari perché ha una grande quantità di cannabinoidi, li spacciava, eccetera, eccetera. Ma la realtà è che è molto più utile avere in tasca un bel sacchettino di cannabinoidi sintetici. E qui finalmente si parla di farmacologia e di psichiatria, cioè se avete da un lato la marijuana, con, insomma devi avere una tua vulnerabilità psicobiologica per sviluppare l'episodio psicotico, poi ce la fai con la e la Marta di Forti vi dice che esiste un not ratio, che il 24% degli episodi psicotici degli ultimi 4 anni è Londra sud-est. Eh, eh, avrebbero potuto essere evitati se non avessero fumato la skunk, ma finalmente adesso proviamo a vedere che cosa succede con i cannabinoidi sintetici e lì Duccio Papanti che è presente oggi vi spiegherà che esiste un termine che ormai è molto utilizzato che si chiama spiceofrenia, cioè la schizofrenia, la psicosi, non la schizofrenia, la psicosi che insorge in seguito all'uso di cannabinoidi sintetici. Ma uno dice ma perché questa storia? Ovvio. Perché a questo punto i cannabinoidi sintetici che sono ben 734 molecole, e questo è probabilmente una sottostima perché quello è il numero di prodotti che noi abbiamo identificato e calcolato nel Ministero degli Interni di recente, ma proprio in queste ore sto lavorando su un altro prodotto che a me piace tantissimo l'odore, si chiama la magnolia, la conoscete la magnolia? La magnolia è un prodotto meraviglioso, l'odore è meraviglioso. Ma Duccio Papanti assieme alla Laura Solini si sono resi conto che la corteccia della Magnolia, lo sapete mica questa cosa qua, mi sembra piacere di portarvi delle novità, in realtà la corteccia della Magnolia non c'è una sola parola in tutta la Medline, in realtà eh, eh, lavora sia sui recettori GABA, gli estratti della corteccia della Magnolia, ma anche sui CB1 e CB2 che sono il magnololo e l'onocchiolo. Pertanto, in realtà, guarda caso, c'è un forte, irrobustito e incrementante dibattito su internet rispetto all'uso della corteccia magnolia. Pertanto, i nostri 734 cannabinoidi sintetici, che noi in maniera così ossessivo-compulsiva avevamo identificato con il Ministero degli Interni, Mentre siamo qui che stiamo dibattendo amabilmente sulla filosofia dei cannabinoidi, in realtà in Cina, perché è proprio esattamente in Cina, ma proprio perfettamente in Cina, quelle diapositive che non riuscivo a spiegarvi, che hanno nei villaggi rurali cinesi, perché ne abbiamo proprio la prova, che in realtà probabilmente in questo momento stanno già lavorando sull'utilizzo di nuovi, sull'impialcatura di nuovi cannabinoidi sintetici a partire proprio dal magnololo. L'onocchiolo è il magnololo, che è il metabolita principale. E questo ha la faccia che la farmacologia non serve a niente. Serve come? Serve soprattutto la chimica farmaceutica. Ed infine, adesso che sappiamo tutto sui cannabinoidi, vi dirò una cosa che secondo me è veramente preoccupante, nel senso che da lì ho proprio capito che non ho capito niente. Allora, voi sapete che il recettore dei cannabinoidi esistono in tutti noi, anche se proprio non abbiamo piacere di fumare le canne, che per quanto mi riguarda è particolarmente vero. Ed esistono per il semplice motivo che noi abbiamo dei cannabinoidi endogeni. Sono il 2 arachidonilglicerolo glicerolo l'anandamide e la palmettoil etanolamide. Allora, ad un certo punto a Rennes, nel sud della Francia, è una notizia di cronica carisale a più o meno gennaio 2016, promette a Renzi di parlare. In un laboratorio di farmacologia sperimentale umana cominciarono a somministrare alcuni prodotti che erano degli inibitori di alcuni enzimi che eh, eh, voi sapete che l'anandomide il due di glicerolo hanno, come l'ha spiegato la Marta Di Forti, hanno un'attività sul controllo del tono dell'umore, sull'appetito, ma soprattutto anche sul dolore. Ne ha parlato molto la Marta. E allora questi ricercatori hanno pensato, ma cavolo, ma perché non provare a sfruttare le proprietà di tipo analgesico di questi, di questi cannabinoidi endogeni, magari inibendo nel metabolismo? Mi seguite fino a questo punto? C'è cioè, un po' la storia delle Mao, ve le ricordate, gli inibitori della monomino ossidasi? Allora, ad un certo punto cominciarono, dosaggio basso, benissimo, dosaggio medio, risultati brillanti. Dosaggio alto di questi prodotti che inibivano queste... queste questi aldolasi che andavano a inibire appunto il metabolismo di anandamide e due 2 di glicerolo, quattro in coma e uno morto. Questa è una storia vera. E a questo punto, forse voi non vi ricordavate quali fossero questi prodotti, erano proprio, facevano parte proprio di questo gruppo. Ed in realtà in questo momento in Europa alcuni cannabinoidi sintetici hanno esattamente propriamente questa attività. E la domanda che uno si fa, perché la verità è che abbiamo discusso per un milione di anni sul fatto. Che le canne non fanno male soprattutto perché non si muore mai non potete non aver sentito sta roba qua non si muore mai di canne i miei pazienti me l'avranno detto 3 milioni di volte il tuo alcol è peggio perché con le canne è avanti 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 in realtà la cosa non è proprio vera perché in realtà esistono dei rischi cardiovascolari ma la verità è che noi sul sistema degli endocannabinoidi non ne sappiamo niente questa è la verità la verità è che di fatto se voi è un problema di quantità se voi andate a smanettare, a smanettare, a smanettare sul sistema degli endocannabinoidi, in realtà si vanno ad attivare probabilmente altre vie, altri sistemi neurotrasmittoriali o recettoriali che in realtà mettono a rischio la stessa vita dell'individuo. In realtà di fatto è già stato comunque dimostrato che di cannabimimetici sintetici si muore. E questa è la faccenda dei cannabinoidi sintetici. Come vedete qui... C'è una serie di molecole che sono circa 2000 queste molecole, io oggi non le posso evidentemente affrontare tutte, però ce ne sono due o tre categorie che hanno colpito particolarmente la mia attenzione in, questi, in queste settimane. Delle erbe, della magnolia ve ne ho già parlato, dei cannabinoidi sintetici ve ne ho già parlato, ci tenevo un pochino a parlare di un altro prodotto di cui si parla tantissimo in psichiatria in questo momento, che è la ketamina. Non potete, non avete sentito parlare della ketamina in psichiatria, è un dibattito. Che mi fa venire l'ansia, l'attacco di panico, come si dice, non lo so. Perché? Perché la realtà è che per me l'uso di sostanze è sempre stato un problema. Lavoro 8-10 ore al giorno con pazienti che hanno dei problemi e ho sempre imparato ad associare l'uso di sostanze con problemi di natura psichiatrica. Ed ecco di recente che è venuto fuori la proposta di utilizzare la ketamina in psichiatria per il trattamento della depressione. La ketamina si dà per via infusiva, una, due volte, tre volte, un numero limitato, eccetera, eccetera. Gli studi di letteratura vanno a confermare che in realtà esisterebbe un'attività antidepressiva che si manifesta in maniera quasi immediata. L'avete letto gli studi? In realtà questo è molto attraente perché con i miei farmaci antidepressivi meno di 3-4 settimane non ce la faccio mai e anche non sempre riesco a superare la, 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 come dire, il problema della depressione. Il primo problema della ketamina però è che per esempio l'efficacia antidepressiva dopo due settimane se ne va e questo non è molto attraente. Il secondo problema che sapete è che con la ketamina avete lo sbilanciamento di natura, in senso proprio dissociativo. Poi esistono indubbiamente anche degli altri elementi di natura organica, la famosa ketamine bladder, la famosa, eh, come dire, la vescica da chetamina, ma ci sono anche i K-crumbs, cioè... Ci sono queste eh, contrazioni intestinali dovute proprio all'utilizzo di ketamina. Il vero problema è che proprio, e allora tutti quanti dicono cavolo, però perché è tutto lì il dibattito del, dell'utilizzo delle terapie psichedeliche in psichiatria, perché so che c'è stato anche in questi giorni, eh, il mio amico Gilberto Di Petta che parlerà fra qualche secondo ha pubblicato un libro proprio sulle sintetiche, in questo libro si descrive in maniera molto mirabile le prime esperienze degli psichiatri con l'LSD e l'LH25, vedendo proprio queste allucinazioni, questi deliri che ne venivano fuori. La verità è che stama, proprio ieri è stato pubblicato su Nature un lavoro di un gruppo misto di cinesi, inglesi e americani, in cui dimostrano che in realtà l'attività antidepressiva, questo è molto interessante, l'attività antidepressiva della ketamina non avrebbe proprio un bel nulla a che vedere con l'attività di antagonismo recettoriale non competitivo sul recettore NMDA. Perché la verità è che questo, credete a me, questo vi fa venire la dissociazione psicotica e punto, non ha nulla di antidepressivo. A meno che non vogliate dirmi che in realtà la ketamina ha anche un'attività opiate-like che ci può stare e in realtà gli oppiace hanno anche un'attività in natura sedativa, antidepressiva e antipsicotica ma in realtà non mi ha mai convinto sta roba probabilmente, dice questo articolo pubblicato, ripeto, ieri su Nature è il suo metabolita principale che si chiama la idrossi norchetamina, che non lavora sul recettore NMDA ma sui famosi sui famosi sistemi AMPA dei sistemi dell'acido propionico eccetera le cose piuttosto complesse che hanno a che vedere in realtà anche con la patogene del disturbo bipolare eccetera eccetera che cosa sto cercando di spiegare? che in realtà il lo studio delle nuove droghe è in realtà di enorme interesse per lo psichiatra perché non solo hai. Se le capisci bene, in realtà puoi essere più diciamo così: equipaggiato, preparato in un pronto soccorso in cui l'esame urina è perfettamente negativo. Aperta parentesi, quando l'esame urina è negativo, significa che è maledettamente positivo. Il problema è. Il problema è che non sono più quelle cinque sostanze che in realtà conoscete benissimo ma è una delle altre 1900 quante ne so io che sono e che in realtà bisogna in qualche maniera conoscere. Questa è la situazione attuale, Giovanni ha, sta portando, ha portato a termine con i suoi collaboratori, probabilmente ci sarà anche un'altra versione quest'anno, a Ibiza, uno studio secondo me veramente magnifico, ancora non abbiamo i risultati di laboratorio, cioè Giovanni praticamente ha preso una corte di pazienti a Ibiza, che è ancora in questo momento la capitale mondiale delle discoteche, e ha preso, ci sono 10.000 Giovanni per notte, di ragazzi che vanno in discoteca, Alcuni di questi, alcuni di questa corte vanno a al, al pronto soccorso, alcuni di questa corte poi andranno a finire purtroppo in psichiatria. E lì Giovanni con i suoi collaboratori hanno una serie enorme di test eccetera eccetera e adesso stiamo aspettando proprio i risultati degli esami di laboratorio. Pertanto il secondo argomento erano appunto i, uh, come dire... A parte i catinoni sintetici, i cannabinoidi sintetici, il problema delle sostanze chetaminosimili. Un altro problema che invece secondo me andrebbe affrontato è quello dell'abuso dei farmaci di prescrizione. Perché esistono degli, ho visto proprio di recente nei congressi italiani che qualcuno, qualcuno mi guarda non brillantemente dritto, mi guarda storto in altre maniera. Perché esistono anche eh, esistono alcuni farmaci di prescrizione che in realtà hanno un loro potenziale di abuso e che secondo me. Gli psichiatri lo devono conoscere perché allora delle benzodiazepine, ne abbiamo parlato, insomma le sapete meglio di me: il potenziale di abuso delle benzodiazepine lo conoscete. Quello che probabilmente siete meno a conoscenza è che al di là di quei 4-5 molecole di benzodiazepine, il diasba, lorazepam, l'alprazam, eccetera, eccetera. Siccome in Inghilterra le benzodiazepine sono state molto molto demonizzate, i miei pazienti sono stufati a fare baruffa con me, i medici di base che scrivono «We do not prescribe benzos in this surgery», cioè non prescriviamo benzodiazepine in, in, in questo ambulatorio di medico di base, cioè è proprio difficile, proprio mi chiama il farmacista se prescrivo 30 o 40 mg di Azepam. E allora che cosa si fa? O si comprano su internet, oppure, per esempio, lo Zolpidem, eccetera, eccetera, oppure semplicemente si va in cerca delle benzodiazepine designer benzos. Clinazepam, fenazepam, le anche, per esempio, in Italia, è un grosso farmaco su internet, il diclazepam. Però pensate che il fenazepam, ha un che è una benzodiazepina russa, ha in realtà un'attività che è, praticamente pari a 5 volte quella del, del diazepam. Ed è interessante, ancora una volta ripeto, che la magnolia, il magnololo e l'onocchiolo hanno un'attività di natura eh, gabaergica, pertanto queste sono le benzodiazepine da disegno. Oltre a questo, sempre rimanendo nell'ambito dei recettori del gaba, in Inghilterra vanno in questo momento incredibilmente per la maggiore i famosi gabapentinoidi, pregabalin e gabapentin. Perché vanno per la maggiore? Perché in realtà, ancora una volta, le benzinazepine demonizzate. Il paziente va al medico di base e chiede la prescrizione del Pregabalin. Perché Pregabalin? Il nome commerciale lo conoscete, io non lo ripeterai se sei d'accordo. Non... Il Pregabalin, rispetto al Gabapentin, noi abbiamo pubblicato un lavoro qualche anno fa confrontando il potenziale di misuso di clonazepam, che è una benzodiazepina con una elevatissima liposolubilità e pertanto anche una elevata potenza, e confrontando con il potenziale di abuso del gabapentin con quello di pregabalin, la, la classifica è più o meno così, pregabalin, gabapentin, clonazepam, perciò neanche la, la più forte e robusta delle, delle benzodiazepine riesce ad andare alla pari dei gabapentinoidi, in realtà il pregabalin è l'unica molecola non benzodiazepinica, cioè tra i gabergici, che ha l'indicazione per il disturbo d'ansia generalizzato. Se ci pensate, questo altro non è che la quadratura del cerchio. La cosa incredibilmente, magnificamente interessante su cui abbiamo pubblicato un editoriale la settimana scorsa, perché questo mercato qui sta facendo cambiare la farmacovigilanza completamente, e che nell'FDA, nell'Agenzia Europea del Farmaco avevano identificato nel 2005 e 2006 nel dare l'autorizzazione alla produzione di pregabile e di soluzioni generalizzato, avevano identificato il potenziale di misuso della molecola perché, e qui vi fa un po' ragionare perché in realtà nei trial clinici e Giovanni lo sa perché ha infatti tanti trial clinici in realtà nei trial clinici tu dai identifiche dei pazienti molto selezionati che non hanno tipicamente una storia di uso di sostanze, se hanno la depressione hanno solo la depressione. Secondo il numero di pasticche che voi date a questo paziente è estremamente limitato, cioè la compliance è proprio perfetta, inscatolata, cioè non esiste che te ne prendi 20 compressi su un colpo. È chiaro perché non ti do. One month di supply, cioè non ti do un mese di, di, di dosaggio, ok? Perciò viene molto controllato. Il che significa che in questo modo pazienti puliti, numero di compresse molto limitato, il potenziale di misura della molecola non verrà mai fuori. Mi seguite? Nel momento in cui poi la molecola X entra nel mercato, è chiaro che nella popolazione generale esistono dei pazienti vulnerabili che riescono a identificare immediatamente il potenziale di misura della stessa. Per esempio, venite nel mio servizio della dipendenza, come nei vostri, identificano immediatamente che se aumentate il dosaggio di quella specifica molecola, finalmente arriva il botto. E questo è incredibilmente interessante anche dal punto di vista farmacologico, perché se è vero che con la pregabalin, con soggetti che non hanno nessuna vulnerabilità nei confronti dell'uso di sostanze a 100-200 mg non ci sono problemi, massimo 600 mg, provate voi, no voi, voi generico, a prendere la 2 3 4 fino a 12 grammi al giorno la pregabalin e lì vi renderete conto che a quel punto uno si fa veramente la domanda: ma com'è possibile? Com'è possibile, come, come fa a funzionare così bene, come mai la amano così tanto? Ecco l'importanza di chiedere ai pazienti: quando i pazienti in maniera consistente vogliono la stessa molecola e tutti sbattono giù sul dosaggio, ha a che vedere con la dopamina questa cosa. Anche se non lo sapevamo, non l'aveva scoperto nessuno, in realtà stanno venendo fuori proprio le evidenze attuali dell'attività della, proprio, dell proprio dopaminergica della pregabra del gabapentin. Ed è questo che è come il lavoro con i pazienti riesce ad informare la, la, la farmacologia. Altri prodotti, un altro farmaco di grande interesse, secondo me, che non potete non conoscere, si chiama quetiapina. La quetiapina probabilmente la prescrivete, non potete non averne se o parlare, mai sentita. Pff, mamma mia, la prescriverete non lo so quante compresse al giorno. E anche, qui, anche questo ti spacca un po' la testa perché è un altro dei misteri che non ho risolto. Uno dice ma come io prescrivo la quetiapina come farmaco antipsicotico? La sapete no, la storia, i D2, i D4, anti 5HT2A, così gli abbasso i livelli di dopamina e sono contento io e anche il paziente. Ma venite però nelle carceri inglesi e vi renderete conto che la quetiapina si chiama Q-bomb, cioè a quel punto però non potrete più utilizzare voi pazienti la quetiapina, la slow release, quella lì con il perché non si può fare? Non ce la fate però. Io uso il colloquialismo voi, ma insomma io immagino Giovanni che non vadano nelle carceri inglesi come, come inmates. Yeah. Ma è la quetiapina a rilascio immediato. E allora uno, ed è anche in questo caso, si capisce che non abbiamo capito niente, perché è verissima la teoria dopaminergica, anche se con alcune modifiche oggi, la teoria dopaminergica è la schizofrenia, cioè che se voi aumentate la, la, la neurotrasmissione dopaminergica, per esempio con la cocaina, la crystal meth, eccetera, avete aumento di deliri, di allucinazioni, e pertanto un farmaco che riuscirà ad abbassare i livelli di attività neurodosmic, di neurotrasmissione di 2 andrà particolarmente bene. La verità è che però ad un certo punto se aumentate veramente molto il dosaggio di questo prodotto e modificate le vie di somministrazione, è ovvio che a quel punto si eccitano, si eccita la trasmissione dopaminergica. Lo sapevate? Non lo sapeva nessuno? Non, non lo sapevamo, questa è la verità. Non lo sapevamo, uno scherzetto simile avviene con la velafaxina, non potete non conoscere la velafaxina. È un farmaco antidepressivo conosciutissimo che io tra l'altro prescrivo tantissimo perché è anche molto robusto. E voi però state ben attenti a non andare sotto i, sopra i 300 mg di velafaxina, è così. Qualche volta a livello ospedaliero si arriva a 3,75 eccetera eccetera. Ma domanda numero uno, avete mai provato a scalare la velafaxina a botta? I pazienti vi chiamano a casa, eh, si, si arrabbiano proprio, vi parlano di questi ZAPS, che sennò praticamente è una, altro non è che una sindrome assinenziale serotoninergica. Pertanto, se è vero che non tutti aumentano molto il dosaggio con la velafaxina, è vero però che con la maggior parte dei serotoninergici e anche con la velafaxina è bene scalare molto lentamente. Però la verità è che se voi aumentate molto il dosaggio di velafaxina, 5 600, 800, 900 mg. Finalmente, a quel punto, come dice Steven Stahl, probabilmente riuscite ad attivare le vie dopaminergiche a livello della corteccia frontale. È evidente che tutti questi elementi. E qui mi fermo, Giovanni, perché ho dato solo degli spunti. Perché parte, il treno. Eh? parte, parte il treno. La verità è che ha. Ah. Durante gli studi preclinici noi non abbiamo proprio né la possibilità né il piacere di spingere troppo sui dosaggi. Voi sapete che usiamo la LD50, cioè il dosaggio che ammazza il 50% dei topolini, ma una volta che li abbiamo ammazzati basta. Nessuno di noi è interessato a studiare i dosaggi, ovviamente per motivi etici, incredibilmente elevati. Ma quello, il mio messaggio finale è veramente ascoltate i vostri pazienti e poi andate a casa a studiare. Io non ho altri consigli da darvi. L'unica cosa che so è che ogni giorno capisco questa cosa di Ren. Mi ha proprio messo veramente in difficoltà. Perché lì ho capito che dopo 30 anni di, di, di lavoro con i consumatori cannabinoidi non avevo capito niente. Non avevo capito che il sistema degli endocannabinoidi è una cosa veramente molto delicata. Mi fermo. Stumarie,